Lunedì 1 marzo. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: Avete inteso che fu detto, non commetterai adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Nel brano di Vangelo che oggi la liturgia propone alla nostra meditazione, ritorna la parola scandalo. In greco, scandalon significa ostacolo, insidia in cui si inciampa. Eliminare lo scandalo, ci suggerisce il brano di oggi, vuol dire eliminare dalla nostra vita quegli ostacoli, quegli impedimenti che diversamente, così ci dice il Signore Gesù, ci porteranno nella Geenna. Ma quali sono gli ostacoli che questo passo del Vangelo mette in evidenza? Il primo è il pensiero che genera un desiderio non buono. Poi è l'occhio che a volte è uno sguardo di giudizio nei confronti del prossimo. Infine la mano che può compiere azioni negative. E la soluzione di fronte a questi scandali non è solo quella di evitare l'insidia, di superare l'ostacolo, ma è eliminarlo in modo radicale. Gesù non si limita a darci un consiglio, un suggerimento su come comportarci. Usa l'imperativo, cavalo, taglialo, gettalo via. Siamo nel tempo della Quaresima e come dice San Paolo nella lettera ai Corinzi, ora è il tempo propizio, ora è il giorno della salvezza. Prepariamoci con molta pazienza, con molte rinunce, con armi di giustizia e con la grazia di Dio eliminiamo dalla nostra vita questi ostacoli e questi inciampi. E allora buon cammino di Quaresima.